bene, accogliamo con un bel applauso forte però da parte di tutti quanti noi e diamo il benvenuto. Ieri sera a Monte San Giacomo una serata di partecipazione emozionale a cui ha aderito tutta la comunità che col suo calore ha abbracciato le famiglie della Vacanza del Sorriso. Tanti visi sorridenti in linea con lo scopo dell'iniziativa nella villa comunale Rico 40 tra palloncini colorati, giochi, musica e pietanze gustose. Senza togliere niente a nessuno, ma stasera quando siamo arrivati sulla piazza superiore, cioè noi eravamo sul pulmino la pelle d'oca, avendo visto l'accoglienza, cioè l'amore proprio, non ci stanno parole ben precise per descrivere sta cosa che è venuta da dentro, e tuttora io sono meravigliato, veramente veramente grazie, ma grazie dal profondo del cuore. È un'esperienza bellissima, emozionante, molto emozionante, e un'accoglienza spettacolare, bello. La mia bambina felicissima, veramente si vede solo gioia nei suoi occhi, è quello che merita, anzi quello che merita tutti i bambini. Accoglienza impeccabile, niente è stato lasciato al caso, volutamente, nessuno spettacolo di intrattenimento preparato, lo spettacolo dovevano essere loro. Bambini e genitori chiamati ad essere destinatari e protagonisti dell'evento, e così è stato. L'entusiasmo della comunità sangiacomese che li aspettava con affetto, come ogni anno, li ha contagiati. Tutto il paese si è speso nell'organizzare la festa, associazioni, famiglie, scuole, attività commerciali, volontari. Ogni anno aumenta il numero degli aderenti all'iniziativa e ogni anno c'è una novità. Per l'edizione 2019 a Monte San Giacomo lo show cooking della confraternita delle Patane Cicce. Molto soddisfatta l'amministrazione comunale. Sono 5 anni che di anno in anno cresce sempre di più l'attesa, ma cresce anche la partecipazione. Dal primo anno abbiamo, con grande entusiasmo, con grande piacere, con grande disponibilità, accettato di partecipare a questa iniziativa dell'Associazione Cilento Verde Blu guidata dall'ottimo Giuseppe Damiani. E la cosa che più ci fa piacere, ma io ho notato che altrove è la stessa cosa, è che appunto c'è il coinvolgimento di tanti, di tantissime persone. È la prova che noi sappiamo accogliere, vogliamo accogliere e vogliamo soprattutto dare solidarietà a chi ha bisogno di solidarietà in un momento di difficoltà. Se questo ha un valore, io credo che il Vallo di Diano ancora una volta ha dimostrato e dimostra di avere grandi valori.